Fermati, Dit! In nome dell'antica alleanza! Come puoi invocare ora l'antica alleanza, Tuir? Dopo quello che voi Goil avete fatto al nostro sovrano. Bugiardo! Siete stati voi Evid a uccidere Luminares! Questa lotta per il trono deve essere combattuta secondo le regole! Hai ragione, Tuir! Secondo la regola del più forte! Noi della tribù Evid siamo gli unici ad avere il diritto di salire al trono del drago! Sei uno stolto, Dit! Viverna di fuoco! Drago antico di ghiaccio! Dit, guarda lassù. Luminares non è morto come credevamo. Gli è accaduto qualcosa di inspiegabile. Nonostante la tua testaccia di pietra, Tuir, dovresti sapere bene che nulla nel regno di Draconia è in grado di fare una cosa simile. Noi Evid, come voi Goil, possiamo accedere al potere del fuoco e a quello del ghiaccio, mentre questo è il risultato di un potere superiore, di qualcosa che viene da fuori. Ma cosa? Complimenti, piccoli drago! Di fronte al vero potere, perfino le vostre menti inferiori sono state illuminate. Chi sei tu? Io sono Maiestas, e sono qui per rivendicare il trono di Luminares che mi spetta di diritto. Un drago verde? Tu non sei un drago come noi! Tu non puoi rivendicare nulla! La lotta per il trono è una faccenda tra Evid e Goil! Nessun'altra tribù ha il permesso di intromettersi! Noi, Scrander, non abbiamo bisogno del permesso di nessuno! Piccoli draghi oscuri! E Maiestas fa ciò che vuole, esattamente quando lo desidera! Questo lo vedremo! Viverna di fuoco! Drago antico di ghiaccio! Drago infernale di fuoco! Soffio di fuoco! Drago infernale di ghiaccio! Soffio di ghiaccio! Questa è la fine che fanno tutti coloro che osano opporsi al ritorno della tribù degli Scrander! Draconia appartiene solo ai Dracon. Nessuno Scrander metterà le sue zampe sul nostro regno. Luminares, privato quasi per intero della tua energia vitale, eh? Hai ancora l'ardire di ergerti in difesa dei tuoi deboli Dracon? Osserva in cosa consiste il vero potere! Draghi verdi, è questo che dovrai temere? Urlo del drago! Ora, miei Scrander, mostrate il potere delle gemme verdi a questo vecchio fossile! Ah!
possibile. L'era di Maiestas sta per iniziare. Il regno di Draconia è finalmente mio! Gemme verdi poste a sigillo della nostra prigione. Percepisco il loro immenso potere. E deve essere mio! Ho scoperto il tuo segreto, Maiestas. Da oggi combatteremo ad armi pari! Sono ancora liberi. Li ritroverò e a loro donerò le gemme verdi. La prima sarà di Gorgon, re dei draghi marini, mio pari, mio fratello. La seconda la offrirò a Miltir, drago del vento, veloce e letale come il fulmine. La concederò a Trigon, drago tricefalo, feroce come tre draghi in uno. La quarta la darò a Raven, re dei rettili, né drago né dinosauro, più forte di entrambi. La quinta la donerò a Narden, regina delle salamandre, signora e padrona del fuoco. Verso il portale dimensionale che solo il re di Draconia può aprire, porterò i rinnegati al trono del drago ad affrontare gli usurpatori. Avanti, miei drago! Domande, Maiestas! È ora di combattere! Dragon, all'attacco! Commander, carica! Di ghiaccio!
Tempesta di ghiaccio! Drago infernale di fuoco! E va bene, Luminaris. Mi costringi a fare questo. Respiro del drago! Batti da drago, Maiestos! Questi sono trucchi da codardi! Sei tu il codardo! Sei attaccato a tradimento attraverso un portale dimensionale! Ma con il sigillo di Smeraldo posso aprirlo anch'io! Solo il re di Draconia può farlo! Povero Luminaris! Davvero non hai mai capito dove fosse finita la tua energia vitale! Oggi giocheremo a carte scoperte! Ci rivedremo, Luminaris! Dove sono andati, fratello? All'interno della montagna volante. Chissà dove. Dovremmo stanarli uno per uno. Siamo con te, fratello. Guidaci e Draconia tornerà nostra! Lo farò, ma siate pronti a tutto, perché la lotta tra Dracon e Scrander sarà senza esclusione di colpi.